affrontare gli ultimi 7 chilometri di gara. Ultimo giro per i 7 al comando. Sono Zampanini, sono Brioni, sono Gatti, sono Cerlini, sono Persico. Poi abbiamo l'olandese anche al comando e Cordioli. Eccoli qua, ragazzi, ultimo giro. Ultimo giro, ragazzi, ultimi 7 chilometri di gara. Ultimi 7 chilometri di gara, ragazzi. Ultimo giro. Forza, ragazzi, ultimo giro, ultimi 7 chilometri di gara. 7 uomini al comando, ragazzi, ultimo giro. Allora, manca davvero poco per questi 6 atleti che si stanno giocando questa gara, una gara combattuta. Eccoli là che sono saltati in questo momento, è lanciata la volata e vediamo chi riuscirà a conquistare questa prima vittoria stagione 2015. Edoardo, un magnifico inizio di stagione, com'è andata? Bene, all'inizio ho fatto un po' fatica a entrare perché sono partito in fondo, ho fatto un po' fatica a rientrare nelle prime posizioni, dopo ho visto che è partita la fuga, le gambe c'erano e ho dato il massimo per rientrare, sono entrato, ho dato cambi regolari con gli altri fino ad arrivare all'ultimo giro dando il tutto anche in volata. Dove hai impostato la volata? Io sono partito, mi sono messo davanti all'ultimo chilometro e dopo sono stato sempre davanti e agli ultimi 200 metri ho dato tutto. Quanto sei soddisfatto? Tantissimo. Te l'aspettavi? No, no. A chi la dedichi? A tutti quelli che mi stanno vicino e soprattutto gli zii. Una grande prova di squadra, una grande volata, un podio tutto Zalfa. Sì, diciamo che oggi per vincere la corsa l'importante era uscire in testa all'ultima curva, così siamo riusciti in quattro, siamo usciti addirittura, quindi era...